Ed eccoci qua ad Orlando, immagino, esatto, con tutto il cucuzzaro di assassini pronti ad aspettarci. C'è uno che mi sta accoltellando da 20 minuti, ecco, grazie, se la smetti. Per cortesia, ecco, no, non ne vogliono sapere. Morto. Io berrei, anche se non so come fa a bere con quella roba in testa. Tra l'altro non sono neanche infetto, no ragazzi, io lo... mi faccio l'arran così, proprio sciallo all'ennesima potenza con una mongolfiera in testa. Perché l'importante è non prendersi mai troppo sul serio, e questo cucureddu lo sa. Motivo per cui va in giro conciato così. Che meraviglia di uomo che sei, cucureddu. È il caso di dirlo. Allora, torniamo dove eravamo rimasti a questo punto. Dobbiamo farci una bella passeggiata ad Orlando. Quella che ci siamo evitati con allegria l'ultima volta, intrappolandoci nel mondo dipinto. Abbiamo fatto un po' di livelli prima di iniziare a registrare, ma qualcosa mi dice che non basteranno per quello che sta per arrivare. Eccola lì. Sì, lo sapete benissimo cosa sta per arrivare. È la cattedrale di Orlando! E mo so cazzi davvero. Qui? Sì, qui. Ho bisogno di farlo. Cazzo se ne ho bisogno! Ma tanto, eh! Perché adesso sarà un casino dietro l'altro. Allora, io ho trovato... Oddio, mi sono dimenticato di voi due. Una alla volta, per carità, eh. Fammi provare... Sì, è che sto rischiando la vita con voi, perché se no proverei molto volentieri la... Non fosse che non gli fa un cazzo, sarebbe anche un bell'attacco. Uilla. Sa che siamo tornati dal mondo dipinto più cazzuti di prima, perché... Non mi ricordo gli facessimo tutti sti danni. Sì, ma state fermi. Stai fermo, cazzo. Aia. Non mi ricordo me ne facesse così tanti anche lui a me. Perché per poco non mi ha scotennato e... Ciao, ci saluti. Pensiamo al tuo fratellino, che è già pronto all'attacco. Cazzoli. Non dico che li sciotto, ma... Ehi, buono. Stai buono quelli, per cortesia. Bastardo lo scudo. Ma sarei un pezzo di stronza. Vabbè, sì. L'onda d'urto, tipo Dragon Ball. Ok. 1500 viaschette, 1500 anime, pardon. Qui invece che cosa c'è? Porta chiusa. Che non si apre da questo lato, ci mancherebbe. Cosa fai? Te ne privi. E direi di proseguire in allegria, proprio nel caso di dirlo. Proprio un bel posticino, come sempre. Ok. Venite qua voi, che non vi ho ancora testato. Ah. Vi scoperchio di cazzotti, altro che. Non delle nullità, ma quasi. Però se inizio ad aggravarvi a 4 a 4 inizia a essere problematica, bevo. Tutto, come ha fatto a farmi danno se avevo lo scudo? Sicuramente non è... Aia. Tanto siamo stati anche invasi. E non so... Eccolo! Ci è voluto meno di quello che è. Che cazzo! No. La situazione non volge a nostro favore, quindi credo sia il caso di andarsene. Chiusa, vero? Sì. Sono nella stramerdissima, vero? Sì, hanno l'arma elettrificata, ecco perché. Non voglio dire cazzate, credo mi stia ignorando. Ah no. Adesso arriva. Ma comunque sta che... Inizio a non vederci una sega, quindi non credo sia il caso di... E io che cazzo mi provo i perri? Non l'ho colpito mai, cioè... Con quale lag della vita? Ecco, appunto. Cucureddu, bentornato, è il caso di dirlo. Ah, meno male, mi ha rispawnato ad Orlando, pensavo mi riportasse di nuovo dal... Mi facesse rientrare dal mondo dipinto, avrei, non dico smadonnato, ma quasi. Dai, ma sei serio? Cioè, vi trisciotto. Siete diventati delle merde. Presi a uno vi faccio il culo. È una cosa bellissima. Lo ammetto. Proviamo a prendervi uno a uno.
Quello è un grosso problema. Non te l'aspettavi, vero? Sì, ma scappa anche tu, Cucureddo. Eh sì, cazzo è Street Fighter. Mi sa che ci muori. Molino! Ho visto la morte in faccia lì, perché... Cosa abbiamo? La parda di cristallo? Non proprio il mio stile. Questo mi sa che è normale, esatto. E qui invece abbiamo titanite scintillante. Questa mi sa che ci serve per il... proprio per lo spadone, quindi ben venga. Detto ciò, torniamo alla cattedrale, che abbiamo due faccendine da risolvere, tipo. Cazzeggiando con la leva del... con la leva del marchingegno abbiamo trovato un... un altro falò, e questo cos'è? Anello primogenito del sole. Gira la ruota, yeah yeah, e ritorniamo su dove eravamo rimasti, a riprenderci le nostre anime, che insomma... ci urta non poco la cosa. E ho sbagliato strada, affanculo! Eccoci qua, tornati. Sentivate la mia manganza, vero? Andiamo a prendere a pedate in faccia i due cristoni qua davanti, che abbiamo visto che sembra una cosa piuttosto semplice. Uno alla volta, come sempre. Oh, è fuori uno. Minchia, mi ha preso, ma mi ha preso di striscio, ma mi ha preso, cazzarola. No. Ok, uno gliel'abbiamo dato. Due e tre. E ce li siamo tolti dai coglioni. Perfetto. Andiamo a riprenderci le anime, su. Su. Le anime e tutto il resto, perché insomma, ce n'era di roba, eh. Oh, salve. Torniamo dove eravamo rimasti noi altri. Ma che cazzo. Cucureddo, tu e la precisione proprio non... abitate in due case diverse proprio. Proprio furbo come non mai. Due. E il terzo non glielo tirerà mai, perché Cucureddu sei una merda. Madonna santissima, Cucureddu, dobbiamo discutere un attimo di sta cosa della precisione, perché non è che ci fai proprio le meglio figure, eh. Nah, ci manca solo che voli giù, Cucureddu. Contando che sono due, è probabile che può succedere, quindi corri, Cucureddu. Corri anche velocemente, grazie. Ok. Ah, pure. Lanciate anche i fulmini. Coglioni in pace, proprio non me li volete lasciare, quindi, eh. Oh. Però vi sciotto col fendente, col fondo, eh. Bastardo. No. Bravissimo, Cucureddu. Ogni tanto... c'hai i tuoi momenti, ma ti ritrovi subito. Ok. Oh. Proseguiamo. Opla. Proseguiamo. Vedo la punta di una spada lì. Proprio è palese. Toglie proprio gli occhi a un cieco. Ed eccoti qua, stronzone. Ma sono due, sì, sono due. E tu non ne hai colpito neanche uno. E al contrario ti sei fatto letteralmente sodomizzare. Bravo, Cucureddu. Santa miseria. Ok, siamo tornati dopo la morte dall'aldilà come nostro solito. Cerchiamo di capire come gestire questa simpatica situazione, magari aggrandoli in casino, sfruttando il corridoio. Bastardo. Ma Cucureddu, perché? Perché sei così poco preciso? Però quando ti ci metti, bravo bambino di papà, c'è il tuo perché. Oh, bravissimo. Come torni a casa ti compro le caramelle, Cucureddu. Allora, bene, vedo già due figuri per niente rassicuranti là sopra. Mi stanno lanciando degli ombrelloni. E per questa ragione adesso arrivano i grandissimi cagotti, di quelli proprio... che te li ricordi per tutta la vita. Cazzo. Cazzo. Cazzo.
Non ho fatto in tempo neanche a pensarlo. Riproviamoci, sperando di non farci trafiggere come dei pirla un'altra volta. Quelle sono mie, me le vado a riprendere alla velocità della luce. Niente scudo parato, camminiamo rasenti al muro. E non mi inculi mica così. No. Non mi inculi mica così, ma... Grandissimo, grandissimo Cucureddu, sei un fenomeno. Quando ti ci metti proprio... Non c'è un altro, vero? No, non l'avrei potuto accettare. Bevo. E c'è la nebbia, subito, così. Senza troppi complimenti proprio. Vedo un cazzo, come al solito, giustamente la nebbia direi. Ok, apriamoci tutte le belle stanzette. Che c'è qui? Un falò, perfetto, c'è anche... Soleil! Beh? Vabbè, io accendo il falò, poi quando mi vuoi parlare fai pure, Soleil, eh? Allora, avanzare di livello mai nella vita, abbiamo visto. Però a questo punto direi che riproviamoci, è così. Giusto, prima devo tornare umano, non me lo ricorderò mai. Torniamo umani e ravviviamo anche questa di fiamma, così siamo... Oh, ma guarda quanta gente! Ci sarà da divertirsi qua. Ok, iniziamo subito a chiamarne alla velocità della luce, Medaka. Quella! Piccolino lo spadone, signorina. Vediamo se riusciamo a chiamare qualcuno, perché insomma... Avremo bisogno di un po' d'aiuto. Anorlondo è notoriamente stronza e ci siamo riusciti, anche abbastanza in fretta. No, siamo stati invasi, veramente. Però abbiamo anche il... Abbiamo anche i rinforzi. Ok, subito. Viene a romperci i cojones. Ma non si sta fermo un attimo. Ma che cazzo è quella bestia di arma che c'hai? Siamo in tre, come la mettiamo? Bravissimo. Sei morto al momento giusto. Ci ho tirato fuori anche quelle 7-800 tonnellate di anime. Bene così. Questa si apre? Sì, chi c'è? Niente. Ah no, invece c'è qualcuno. Cavaliere d'argento che viene indisturbato, viene backstabbato senza neanche opporre resistenza. No! Ah, pensavo fosse un mimic. Mi stavo cagando in mano. E andiamo a fare i grandissimi culi ad Anorlondo. Su! Vedo qualcosa là dietro. Un altro di quei cazzo di cavalieri, ecco cosa c'è. Ma questo fa male, stronzo. Scusami. Tutto perché io adesso ho 12 fiaschette anziché 10? Chi se ne frega, direi, però. Uno se la fa lo stesso sta domanda. Fammi indovinare. Giuro, non so neanche come ho fatto ad acchiapparla, però. Così è. Che c'è qui? Una stanza buia. Molto rassicurante come cosa. E tu pensi anche che io non... che me la beva, è vero? Io invece prima apro questi. Là, dente di drago, questo mi interessa, perché se è quello che penso... Sì! C'è tutto il set di Havel qui, bella, bella, bello, molto bello. Tu invece cosa mi dai? Randello occulto. Queste invece sono tutte normali, perché c'è, appunto, come ho detto prima, tutto il set di Havel. Mai nella vita probabilmente riuscirò a metterlo, perché andrò in Fetrol in 2 nanosecondi. Però credo ne sarà valsa la pena, insomma. Torniamo... sulla nostra strada. Ok, questa l'hanno aperta loro, mi sa. Oh, salve! Mamma mia, sto Medaka c'ha una forza devastante. E la peppa. Oh, figata! Aspetta un attimo che... Mi sa che Cucureddu si rifà il guardaroba oggi. Però va che figo Cucureddu, che non mi va neanche in Fetrol. Sembri anche un guerriero serio adesso, Cucureddu. Qui invece... che cazzo! Sì, ma stai buono anche tu, eh! Non gli faccio male mai. In compenso i miei compari sembrano molto più abili. E chi sono io per non approfittarne? Aia. Quello ha fatto male. Victarion ci ha lasciati. Anche il demone della titanite. Buono a sapersi. C'era qualcos'altro? No. Ma no, si è salvato proprio per un pelo. I miei complimenti, signor Victarion. Sa il fatto suo. Qua invece cosa c'è?
Per fateci vedere. Si sposti, porca miseria, ma sti corridoi stretti, porca troia. Oh, sì. Proprio quello che volevo. Esattamente quello che volevo. Questi probabilmente saranno un po' più cazzuti degli altri. Eh sì. Questi sono molto più pericolosi. Meglio starci un po' più attenti. Li hanno ammazzati. Vabbè. Uno voleva fare le cose carine. E invece nulla. Saliamo qua sopra che... mi sa che... esatto, abbiamo un... abbiamo un testina di quaglia che vuole morire giovane, nel caso di dirlo. Che ci hanno lasciato frecce che non ci interessano. Qua sopra ci torno in un altro momento, magari off screen, perché il tempo è tirannosauro in questo caso. Sapete che cosa intendo, perché lì, esatto, bravo, bravo Medaka, stavo indicando proprio quello. Signore e signori, ci sono venuti i cagotti col drago famelico, ci sono venuti i cagotti con Quelag, ma qui siamo ad un altro livello. Infatti proprio per quello, da buon cagasotto come sono, vai di anello del sacrificio che ho 40.000 anime se mi permetti. Quindi, pronti per cominciare. Ma da che cazzo fai? Un conto è sentirne parlare e un conto è averceli davanti. Se li secco alla prima botta voglio un applauso. Si comincia! Ciao Orsi! Orstin e Smog, che bei ricordi che mi lasciate. Almeno dei gameplay che ho visto, non delle robe che ho fatto. Minchia, schivato come il martello? Non lo colpisco mai, cioè... neanche provandoci ci... però gli faccio danno allo stronzo. E anche lui me ne fa. Brutto maledetto. Aia, Orstin. Minchia, cosa gli ha fatto che... Madonna, c'hai dei miracoli devastanti, zio. Uno l'abbiamo già seccato. A questo punto manca una cosa sola. E io questa scena non l'ho mai vista. Perché si premurano sempre di non farla vedere. Perché fa quasi... sono quelle classiche immagini che puoi sentire proprio dentro di te, con un dolore allucinante. Porca di quella troia. Porca di quella troia. Mi ha quasi shottato. Io mi sto già cagando in mano, ragazzi. Il lato positivo è che Smog non sa dove colpire perché lo stanno attaccando in tre. Mi shotta, vero? No, ma c'è mancato poco. Madonna. C'è quel tipo che ha dei miracoli devastanti. Anzi, sono dei malocchi, non sono dei miracoli. Io... forse me la bevo, perché se va come penso, il prossimo colpo mi shotta, quindi... il prossimo colpo te lo do io, Smog. Porca di quella miseria. Uno. E due. L'ultimo colpo te l'ho dato io, alla prima botta. L'abbiamo dovuto fare in 3 contro 2. Ma chi se ne frega? Fa curriculum. Godo come un riccio. Ma tanto, eh. Tanto, tanto, tanto. Non è stato difficile come pensavo, perché l'abbiamo affrontato in 5 contro 1, tra una cosa e l'altra. Però i sudori freddi sempre e comunque, perché non ci devi stare attento con una roba del genere. Oh, falò. Giusto con le mie 90.000 anime, più quella di Smoke, perché tanto mi sa che qualunque arma potrà creare, dubito che sarò in grado di usarla velocemente, quindi... appicciamo il falò. E diamoci dentro come non mai. Ed eccoci qua. Madonna, sto andando come un treno. Madò, i grandi seni. Sappiamo chi sei, Guinevere. Andiamo avanti, su. Oh, ecco, giusto. Mi serviva proprio. E finalmente basta. Basta girare come un coglione. Finalmente adesso possiamo teletrasportarci nei falò. Però perdonami, Guinevere. Devo fare una cosa. Ti prego di perdonarmi. E per il nostro bene.
Thou that tarnisheth the godmother's image, I am Gwyndolin. And thy transgression shall not go unpunished. Thou shalt perish in the twilight of Anor Londo. Me ne prendo la responsabilità. E direi che siamo pronti. Innanzitutto teletrasportiamoci alla velocità della luce al santuario, che abbiamo da fare. Oh, che bello. Finalmente non mi dovrò ricordare pezzi di mappa. Allora, cosa c'era da fare? Ah sì, giusto, abbiamo una cosa da fare, la stavamo dicendo anche prima. E c'entra il nostro... Eccolo lì! Madonna santa, sembra il signor Barnes. È lui. È lui tantissimo. Vabbè, sì, lo sappiamo. Ce l'ha già spiegato quell'altra. Su. E onestamente io lo dico da subito. Un bus navetta, niente, vero? Per forza così. Vabbè. Madonna che schifo. Tra le gambe del fuoco e direi che... Esatto, dobbiamo metterci qua il nostro bel ricettacolo. Tra l'altro dove cazzo ce l'aveva, se mi permettete? È grosso È grosso come un wok per 25 persone. Ce l'aveva in tasca. Cucuredu, quanto sei credibile? Da uno a niente. Giustamente anche il ricettacolo. Giusto, dobbiamo recuperare anche le anime dei Lord adesso. Ma non sono già umano. Allora, questa mi sa che non abbiamo bisogno di ravvivarla. Avevo recuperato Titanite Scintillante, ma no. Me ne serve un'altra per fare il più 4. Quindi niente. Per adesso finiamo qui. Una volta buona, finiamo senza morire. Quindi direi che grazie per essere passati. Ci vediamo la prossima volta.